Oggi vi parleremo di un prodotto davvero molto interessante che cerca di colmare le lacune lasciate dai produttori di schede madri, che spesso trascurano il comparto audio dei propri prodotti. Come avrete capito dal titolo, stiamo parlando della Creative Sound Blaster E5. Ma prima, L'intro. Teoricamente dovremmo fare un unboxing del prodotto, ma no, la scatola non ci è arrivata vuota. Semplicemente abbiamo già aperto la confezione e utilizzato il prodotto per alcune settimane, infatti siamo un po' in ritardo, per consentirne una recensione accurata e non semplicemente una lettura delle specifiche tecniche, perché quello lo potete fare anche voi, sennò quale sarebbe il mio lavoro? Bene, intanto vi parliamo del contenuto della confezione, che è composto dalla scheda audio, uno stand angolato che permette di posizionare la scheda sulla nostra scrivania in modo che sia rivolta verso di noi, un cavo micro USB rosso e dallo spessore consistente, il che è buono perché vuol dire che la qualità del segnale trasmesso è pulitissima, due fasce di gomma, di cui vi parleremo tra poco, e un cavo Toslink, il cosiddetto cavo ottico che permetterà il collegamento del dispositivo a impianti hi-fi o televisioni di fascia alta o qualsiasi cosa che utilizzi una porta SPD-IF. Intanto, il prodotto presenta un design molto simile alla Sound Blaster X G5 che abbiamo recensito in precedenza e potete vedere la recensione qui, in questo box qui, oppure in descrizione o vedete voi. Le differenze sostanziali sono che la fascia in acciaio satinato qui non presenta il logo X della serie Sound Blaster X, ma presenta semplicemente la scritta Sound Blaster, quindi è semplicemente un'incisione e non un foro con un LED all'interno. Davanti troviamo una manopola neanche essa retroilluminata, quindi come potete vedere non c'è nessun LED, sì, la manopola è removibile, non so, per pulizia o roba del genere. Ed è anche cliccabile e permetterà quindi di mutare all'istante il volume. Troviamo due uscite per cuffie, due tasti sul lato con uno switch. I due tasti serviranno ad accendere o a effettuare il pairing in Bluetooth o NFC con i dispositivi mobile. Il tasto SBX che permette l'attivazione degli effetti Sound Blaster Surround. E uno selettore per il gain che permette di scegliere tra un low che è più 5 decibel e un high che è più 15 decibel. Quello più 15 decibel è consigliato per cuffie da 600 ohm almeno, insomma prodotti di alta qualità, anche perché con un'impedenza così elevata e una fonte audio così forte rischiate di rompere le cuffie. Nella parte posteriore troviamo, vediamo se mette a fuoco, no non mette a fuoco, vediamo se mette a fuoco, no non mette a fuoco. Due connettori da 3,5 mm con annessa porta ottica, una per in, una per out, quindi optical in, line in, optical out, line out. Una porta USB tipo A, quindi la classica porta USB, e una porta micro USB per il collegamento al PC o al Mac o al Linux, anche se Linux non ha il supporto software. La porta USB host, ovvero la porta USB tipo A, la porta piena diciamo, serve per il collegamento via cavo a dispositivi come iPhone 5S in poi e iPad 2 in poi, tutti i dispositivi Apple dotati di connettore Lightning, però dovrete attrezzarvi col vostro cavo Lightning perché non è fornito in dotazione, ma immagino che sia una cosa normale visto che questo è un prodotto dedicato agli audiofili che utilizzano Windows più che altro. Il dispositivo, come abbiamo detto, si collega via Bluetooth ai dispositivi portatili, quindi tramite anche NFC voi posizionate il cellulare sopra e il pairing avviene in automatico. Ed è compatibile anche con PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One. La PlayStation 3 no, perché il joystick ha il connettore proprietario e quindi non è utilizzabile. Quando effettuate il pairing basta accendere e vedrete tre LED che indicano la carica residua, il LED che indica l'accensione e quando tenete premuto lampeggerà di blu, dando proprio a significare che sta cercando un dispositivo Bluetooth. Ora non vi mostriamo perché in realtà il software mobile è abbastanza buggato, abbastanza fallato insomma, e anche se potete utilizzarlo anche senza software, però perderete tutte le funzionalità
come la possibilità di selezionare il Crystal Voice, il Surround, l'equalizzazione personalizzata, eccetera, eccetera, eccetera. Però già così, out of the box, è perfetta questa scheda, non ha bisogno di aggiustamenti alcuno. La scheda è dotata di questo stand angolato perché, oltre a fungere da convertitore digitale analogico e amplificatore, dispone anche di un microfono. Voi vedete queste due tacche qui, sono le entrate per il microfono stereo, quindi il microfono interno stereo, utile per broadcast, voice over o comunicazioni col team, anche se l'active noise cancellation di cui è dotato il dispositivo è davvero molto aggressiva, cerca di tagliare l'audio anche quando parlate a un volume abbastanza elevato, insomma in una fase concitata di gioco l'audio verrà catturato una frazione di secondo dopo, proprio perché l'ANC, l'Active Noise Cancellation, la cancellazione del rumore attiva, ovvero tramite una soglia da superare per il rumore, cercherà di tagliare quanto più volume possibile, quindi dovrete praticamente urlare per utilizzare il microfono, e questa non è una cosa molto, diciamo, carina, tra virgolette. Il dispositivo è equipaggiato con un chip Sound Blaster AXX1, che è utilizzato sia nelle schede audio interne di fascia alta del brand, che in una delle ultime introduzioni tra la lineup degli speaker portatili, il Sound Blaster iRoar, che oltre ad un prezzo eccessivamente elevato, presenta una qualità elevatissima e tantissime features, e presto lo vedete recensito su Revolution. Questo chip, in questa incarnazione che troviamo nella scheda audio, presenta un segnale capace di 120 decibel, quindi un volume davvero elevato, una risoluzione di 24 bit, valore anch'esso elevato che indica la purezza del segnale, quindi senza artefatti audio, e una frequenza di 192 kHz. A cosa ci serve la frequenza? Mentre i bit indicano l'ampiezza del segnale, entro cui quindi non viene tagliato il segnale quando convertito, la frequenza indica l'approssimazione da digitale analogico e viceversa che viene effettuata sulla curva audio o sulla serie di linee che indicano il segnale digitale, perché come sapete il segnale digitale è composto da 1 e 0 e quindi non presenta una curva geometrica perfetta, ma una serie di scalettature. Un po' come le texture che presentano l'aliasing, ovvero delle piccole scalettature che poi vengono smussate dall'anti-aliasing, il filtro che viene utilizzato in moltissimi giochi. Ecco, immaginate che una frequenza elevata indichi un anti-aliasing più elevato. Quindi avete una purezza del segnale davvero davvero incredibile. E vi posso assicurare che con qualsiasi tipo di cuffie voi lo utilizzate, sia che siano over the ear che in ear, come ad esempio le Creative P5, le Sound Blaster XP5 che abbiamo recensito qualche giorno fa, qualsiasi cuffie utilizzate l'audio sarà veramente di qualità elevatissime. State solo attenti a non utilizzare il volume elevato, perché già dal 20-30% del volume l'audio risulta quasi saturare l'orecchio, insomma vi inizia a venire mal di testa, se mi capite, insomma. Però se amate la musica ad alto volume e vi piace diventare sordi giovani come me, potrete metterlo ad almeno 50 e non sentirete più nulla all'esterno. Parlando del prezzo, che abbiamo lasciato per ultimo proprio perché molti potrebbero non reggere il colpo, ci troviamo di fronte a un prodotto che presenta un costo tra i 159 e i 199 euro. Non è accessibile a tutti un prodotto del genere, ad esempio le schede audio interne presentano un prezzo fino ai 150 euro. Tenete presente però che questo è un dispositivo portatile, quindi non fungerà solo da scheda audio esterna per il PC, ma anche per amplificatori per i propri dispositivi mobile, per la propria console, per la propria televisione, per il proprio impianto hi-fi, insomma l'immaginazione è l'unico limite. E quindi diciamo che è adeguato a quello che offre, anche perché avere un dispositivo del genere a fianco a uno smartphone, un cellulare, permette di rendere l'esperienza audio con Spotify, Google Play Music o tutto quello che vi pare, o anche la musica salvata dal vostro cellulare, permette di rendere l'esperienza davvero vero molto più immersiva. L'audio è di una qualità eccezionale e sembrerà di essere al PC con un prodotto di fascia elevatissima, quando invece sarà una scatoletta piccola d'alluminio che avrete collegata allo smartphone tramite delle bande elastiche di gomma. Insomma, quindi non c'è male assolutamente. Se non fosse per il microfono, che
tende a catturare poco audio proprio per, in virtù dell'aggressività della cancellazione del rumore e per il prezzo un po' elevato, il prodotto prenderebbe il massimo dei voti. Considerate che, rispetto alla Sound Blaster X G5, la scheda presenta due connessioni per le cuffie e quindi potrete condividere la musica che ascoltate con un compagno di viaggio, ad esempio, o in macchina, o con due altoparlanti non stereo, creando appunto un sistema stereo. Insomma, ancora una volta l'immaginazione è l'unico limite. Per questo motivo diamo alla scheda audio oggi recensita, la Creative Sound Blaster E5, il nostro Hardware Platinum Award. Se il prezzo fosse un po' più basso, anche se in questi giorni sullo store di Creative il prezzo passa da 199 a 159 euro, quindi approfittate dell'offerta perché è davvero un prodotto eccezionale. E se non fosse per il microfono, la cui ANC, quindi l'Active Noise Cancellation, è regolabile ma comunque presenta questo difetto di fondo che cattura l'audio solo dopo una soglia, il prodotto riceverebbe il massimo dei voti. Purtroppo ci sono questi difetti, insieme al fatto che il software per smartphone, almeno per Android, non so la situazione su Apple, ma per Android è davvero rovinosa. E se non fosse per questo motivo avrebbe il massimo dei voti, però ci sono queste motivazioni che purtroppo danno solo 9 su 10 al prodotto. Per oggi è tutto e spero che la recensione sia stata abbastanza esaustiva e non sia stata troppo tecnica, perché purtroppo sono amante dei numeri e quindi inizio a parlare e non la smetto più. E con questo vi saluto e alla prossima recensione. Ciao!